Buongiorno, oggi ci facciamo un giro a Central Park, vi faccio vedere un po' di cose. Qua siamo alla base a sud, e, diciamo a ovest della base di Central Park. Quindi che strada è, vale? 58esima? 58, sì, o 59 ora. 58-59, siamo al Columbus Circle. Ah, cavolo, vabbè, faccio un altro video e ve lo inquadro, speravo di poter cambiare la telecamera. Comunque siamo a Columbus Circle. Che Columbus perché quello Cristoforo Colombo è circolo, potete vedere che è una piazzetta a forma di cerchio e alle mie spalle c'è l'ingresso a Central Park e vi faccio vedere un po' di cose. Salve ragazzi, questa è Bethesda Terrace, che è una. Siamo dentro Central Park. Una cosa che succede tanto a New York, Central Park ne è un simbolo, ci sono delle cose che descrivono momenti di grande opulenza della città, poi negli stessi posti, in momenti diciamo di grande depressione economica, magari c'erano baraccopoli, gente che spacciava, gang e così via. Adesso siamo in un momento positivo dal punto di vista economico. Qua sotto c'è una bellissima acustica, infatti quando trovi qualcuno che suona è una cosa bella. Ci sono Diana, una videochiamata. E Valeria. No, sto a fare i video per New York, quindi bene, mi ha detto me ne devi mandare qualcuno. Central Park. Salve ragazzi, siamo in un altro dei posti famosi di Central Park, vedete qua. Grattacieli intorno e niente, siamo a Strawberry Fields, che è la piazza dedicata a John Lennon. Se non sbaglio, questo davanti è il Dakota Building, la piazza è stata fatta qua perché John Lennon viveva qui ed è stato ucciso qua. E vabbè, diciamo, è anche sempre possibile che vi do delle informazioni inesatte, ma se non sbaglio il Dakota Building è anche stato uno dei primi alberghi costruiti a New York. Credo ci siano delle foto col Dakota Building e il resto che era tutta campagna, non c'era niente altro. Vabbè, qua ragazzi siamo passati da Central Park invece a Chelsea Market, che è l'edificio storico chiuso che dentro è pieno di locali, di cucine, diciamo tutte le tipologie del mondo. E qua mettiamo in fila per prendere da mangiare. Questo è un posto dove fanno tipo i broccoli interi, diciamo cucinati sul fuoco. E vabbè, c'è un po' tutto, è molto bello. Ovviamente non si vedrà nulla, però siamo finiti sul ponte di Brooklyn e stiamo camminando verso Brooklyn e questa è Manhattan. Laggiù vedete il Chrysler con la puntina diciamo bianca più a destra tra i grattacieli e poi c'è l'Empire, quello col pennacchio illuminato. E qua andiamo verso il sud di Manhattan. Questa qua è la Freedom Tower, laggiù c'è Battery Park. E niente, stiamo andando verso Brooklyn, che quindi è laggiù. Questo è il ponte che hanno costruito anche gli italiani con il loro sangue e tutto il resto. Ciao.